Bentornati a Speciale TG News. Questa sera abbiamo ospite il nuovo segretario provinciale dell'UDC, Ernesto Sica. Benvenuto. Buonasera. Nuovo segretario provinciale dell'UDC, ex sindaco di Pontecagnano Faiano ed attuale consigliere di minoranza e anche consigliere provinciale fino alle prossime elezioni che si terranno a metà dicembre. La nomina a segretario provinciale dell'UDC e al responsabile nazionale dell'organizzazione elettorale è stata una sorpresa un po' per tutti. Ha detto: da oggi mi rimetto in gioco. Beh, ci vuole molto coraggio a, diciamo, ad accettare questa sfida, perché la cosa più semplice che si possa raccontare è che Ernesto ha fatto un passaggio tra Italia Viva. La verità è che io vivo una difficoltà personalmente, ma credo tutti quelli appassionati di politica, che la crisi del sistema politico e dei partiti rende impossibile trovare una comunità, spesso quasi impossibile trovare una comunità politica, dove ci sono regole di convivenza, dove c'è una condizione di partecipazione, di impegno, dove si costruisce una comunità su delle regole precise. Oggi quasi la totalità dei partiti sono semplicemente o dei club privati o ancora più chiaramente dei cartelli elettorali. Io non ho mai abbandonato l'idea o la mia cultura di riferimento, la mia ideologia di riferimento, che è il popolarismo liberale, che fa riferimento al Partito Popolare Europeo, che fa riferimento ai valori cattolici, la mia storia, la mia tradizione, le ragioni del mio impegno politico. Non l'ho mai tradito, ho trovato difficoltà da anni, trovo difficoltà, perché io penso che la maggiore responsabilità di questa crisi è dovuta non più alle elezioni dei parlamentari, ma alla nomina dei parlamentari, quindi il famoso porcellum, che ha creato un dislivello tra eletto ed elettore che ha rotto qualsiasi elemento di unità o di intenti tra chi ha la delega e chi riceve la delega. Quindi la responsabilità del consenso non c'è più. E quando non c'è più la responsabilità del consenso, c'è il disimpegno nel mettere in campo una comunità politica. Questa è la sfida invece che io vorrei fare in controtendenza, cioè costruire in provincia di Salerno, con questo incarico nazionale, umilmente dare un contributo a livello italiano, in questo partito che non perde e non ha mai perso la tradizione del congresso. Noi domani siamo impegnati a Roma, giovedì e venerdì, ad un'assemblea che non solo vedrà i vertici nazionali del centrodestra a confrontarsi sul futuro del centrodestra, ma soprattutto siamo impegnati in una riflessione per mettere in campo una strategia di costruzione di un partito attraverso una fase congressuale che consente a tutti di poter essere concretamente partecipi di un progetto politico. Tra l'altro, prima di Italia Viva c'è stata anche la Lega, che nel 2018 si è candidato al Consiglio Comunale con la Lega e poi è entrato in Consiglio Provinciale in quota Lega. Come si è trovato in quel partito da, visto che lei ha detto io sono portatore di quei valori, popolarismo? Quell'esperienza nasce dall'idea che la Lega stava per entrare nel Partito Popolare Europeo, se vi ricordate bene. Salvini iniziò un rapporto con i vertici del Partito Popolare Europeo di entrare nell'esperienza del popolarismo europeo. Prima condizione che tanti moderati favorì, ci sono tantissimi moderati che entrarono nella Lega. Il problema della Lega, io ritengo umilmente, conoscendo bene, Che non può essere un'esperienza sinteticamente, un'esperienza dove la classe dirigente ha la stessa cultura sempre dei nominati e non di chi viene eletto. E quindi i stessi vizi anche un partito che apparentemente è una condizione di comunità politica partitica vera.
ma da Firenze in su, dall'Arno in su, vedi che c'è un'organizzazione politica molto forte da parte della Lega. O credo, questo senza rancore, senza critica, che da Firenze a scendere giù l'organizzazione della Lega non è coerente con quello che è l'organizzazione a nord. Invece in Italia Viva come si è trovata a proposito di Firenze? Perché il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, lei si è candidato alle regionali. In Italia Viva abbiamo fatto un regalo a Tommaso per essere eletto al Consiglio regionale. Abbiamo contribuito alle elezioni di Tommaso Pellegrino per essere eletto al Consiglio provinciale, quindi regionale. Credo che sia anche lì ho paura che sia semplicemente un cartello elettorale, spero che non sarà così, lo dico senza rancore. Credo che la difficoltà dell'organizzazione di costruire una comunità partitica è chi la guida deve avere il coraggio, questo in genere, deve avere il coraggio di accettare di confrontarsi, il confronto, la competizione, la capacità di interloquire, e spesso chi governa i processi si rinchiude nel cerchio magico perché si è preoccupati di allargare l'orizzonte, perché quando allarghi l'orizzonte, quando tu ti confronti con una platea molto più grande, devi avere la consapevolezza della interlocuzione sia competitiva e quindi ti metti in discussione tutti i giorni ed avere la capacità di guidare un processo. Come mai ha deciso di non ricandidarsi alle elezioni provinciali? Beh, io sono entrato in Consiglio provinciale nel 1999, sono giovane, però ho avuto l'onore. Per caso fu eletto dai cittadini. Ho avuto l'onore di essere eletto nel 99. La provincia è sinonimo dell'Italia incapace, di un paese incapace di governare i processi legislativi, non si è carne, non si è pesce. Io credo che uno dei più grossi danni che l'Italia ha avuto è non andare a votare, perché non andare a votare significa... Per la provincia, no, dice? No, in paese Italia, non andare a votare significa non avere, che occasione? Il 2000? No, ma no, anche quando Napolitano vuole a tutti i costi fare i governi con Renzi, con Letta. Cioè, si deve andare a votare, perché questo paese, l'Italia, ha bisogno di avere finalmente un governo liberale o un governo democratico di sinistra, si dice o liberale o laburista, si deve avere la capacità. C'è il famoso bipolarismo che si teorizzava. Se non c'è questo, non c'è riforma che porta avanti. Noi siamo andati a votare per l'abolizione delle province. Le province non sono state abolite e sanno la distruzione del paese Italia, perché era una cerniera, era un riferimento, oggi rimane un riferimento, ma senza avere i fondi. E poteri. Quindi non mi stimola più andare in provincia, cioè, voglio dire, non, perché soprattutto ha vissuto il periodo d'oro, abbiamo avuto dei grandi presidenti, abbiamo avuto dei grandi governi, mi dispiace, e quindi non... oggi questa responsabilità del partito mi ha spinto più a dedicarmi alla costruzione del partito. Dopo torneremo sul partito, però voglio parlare un po' di Pontecagnano, perché parlare con Ernesto Siga e non parlare di Pontecagnano è impossibile. E ci sono due temi sui quali mi piacerebbe avere un suo commento. Il primo è quello relativo all'ecodistretto. Lei in Consiglio Comunale è intervenuto sul tema anche criticamente. Secondo lei l'amministrazione Lanzara ha gestito bene questa vicenda, che sembra ormai essersi arenata, anche se probabilmente l'intervento sarà rifinanziato con i nuovi fondi? È stata gestita bene questa vicenda secondo lei? Peraltro la sua amministrazione si dichiarò anche disponibile ad ospitare un impianto di compostaggio sul territorio, c'è una delibera che è stata anche, come dire, messa in evidenza dall'attuale maggioranza, quasi a riprova di una continuità, no, nell'azione. Però la vicenda ecodistretto, questa idea di creare un sistema che, come dire, chiudesse il territorio dei picentini, è stata gestita
bene o invece si poteva fare meglio? Ho affrontato questo tema, come tanti temi importanti, senza pregiudizio. La storia della nostra comunità, io dico della provincia di Salerno, che vede centrale l'area della Piana del Sele, ha visto la drammaticità della mancanza di una pianificazione delle infrastrutture e dei servizi che ha creato dagli anni 95-96 un disastro sul piano delle infrastrutture di servizio, quindi sull'impiantistica dei rifiuti, io ritengo anche sulle grandi infrastrutture della mobilità, perché è mancato realmente e concretamente messo mano un piano di infrastruttura. Perché si è preoccupati, la politica ha avuto solo la preoccupazione del consenso a breve tempo, nel breve termine, nel breve periodo, e non si è mai preoccupato di una visione, si racconta come la famosa fase, per le future generazioni. Io dico perlomeno per i futuri 10 anni che ormai sono passati. E quindi viviamo un dramma enorme. Rispetto a questo dramma, noi abbiamo vissuto, se chiudiamo gli occhi, abbiamo vissuto esperienze drammatiche. Penso all'ipotesi del termovalorizzatore, dove si sono stati spesi i soldi, dove sottoscritto nel 2000 candida la nostra città, dove la candidatura di Ponte Cagnano Faiano era sostanzialmente in contrapposizione poi con quella idea che fu portata avanti, e furono spesi dei soldi per l'ipotesi del sito a Via Cupafarano. Lì sono stati spesi milioni di euro, quella è una parentesi ancora tutta aperta. Che fine hanno fatto quei soldi, quell'area che fine ha fatto, il cambio di destinazione urbanistica dipendentemente, perché dipendeva il cambio di destinazione urbanistica da chi governava i processi in provincia e tante altre cose. Cioè un disastro. L'ecodistretto è più uno slogan che un reale progetto per il territorio. La cosa che mi è dispiaciuta è che il nostro sindaco, su questo tema gli ho detto anche privatamente, si è avventurato in modo irresponsabile, perché quando uno siede al tavolo del confronto con le altre istituzioni, con la storia pesante come la nostra storia, con chi ha già dato per 30 anni, perché Ostaglio, perché Montecorvino, perché Sardone, la nostra città ha già dato, quindi già abbiamo dato sul piano ambientale e stiamo continuando a dare sul piano ambientale, tu la prima cosa che un sindaco autorevole deve dire, noi già abbiamo dato, scordatevi di ipotizzare a Ponte Cagnano qualsiasi forma di ipotesi, perché abbiamo già dato. Noi come UDC, come area di centrodestra, la prima cosa che chiederò a chi vorrà partecipare ad un piano politico è che il sindaco Lanzara ci deve dire chiaramente che a Ponte Cagnano o Faiano non si realizzeranno nei prossimi anni nessun impianto dei rifiuti, perché l'ambiguità che oggi c'è deve uscire fuori nei prossimi mesi. Cioè qual è ambiguità? E l'ambiguità che cos'è? C'è attualmente una dichiarazione di revoca del finanziamento da parte della Regione Campania, ma contemporaneamente la città di Ponte Cagnano Faiano deve fare due atti fondamentali, una delibera consiliare e una delibera della Giunta, e deve dire nella delibera della Giunta, nella delibera del Consiglio Comunale, che Ponte Cagnano non vuole più realizzare l'impiantistica o gli impianti di trattamento dei rifiuti.
lo si vuole definire ecodistretto, lo si vuole definire profumo di rosa, sempre Munnezza è. Quindi noi ci abbiamo dato, queste delibere sono fondamentali. Se il sindaco non mette in campo queste strategie, noi chiederemo nel prossimo Consiglio Comunale, non del 6 dicembre, ma dopo le festività, che ci sia una chiarezza e un deliberato. Perché non abbiamo ancora capito se il Comune di Pontecagnano vuole ancora perseguire quella strada o definitivamente ha detto che non è più perseguibile. Perché contemporaneamente alle due delibere di Giunta e di Consiglio Comunale ci sono gli atti conseguenziali, l'accordo con gli altri comuni. Quell'accordo con gli altri comuni, visto le delibere del Consiglio Comunale della Giunta, viene a decadere. Questo si è fatto? Non si è fatto. Quindi è ambiguità. La città di Pontecagnano Faiano, dopo 30 anni di sopportazione, di Munnezza, può ancora vivere questa ambiguità? È giusto che vive questa ambiguità? Chi ha la responsabilità del governo si assumesse la responsabilità, si assumesse l'impegno, assumesse l'incarico di fare le delibere, o altrimenti questo tema sarà un tema indubbiamente centrale di discussione, ma anche di contrapposizione tra le parti. Non mi chiedere che ne penso dell'ipotesi della realizzazione dell'impianto sulla Versana, perché non riesco a pensarci. È più forte di me, è proprio la... compatibile completamente. No, è proprio più forte di me, come se mi... è una domanda che non... che non, non... Però c'è un problema di gestione dei rifiuti, nel senso che una delle basi di questo accordo per realizzare l'ecodistretto è proprio quella di dire gestiamo noi direttamente i rifiuti sul nostro territorio senza che arrivino rifiuti da altre parti della regione, come capita a Sardone. Ecco, quindi fondamentalmente si evidenzia un problema che c'è. Non crede che ci sia anche lei un problema di gestione che ha portato poi, per esempio, alla realizzazione di Sardone? Ho fatto la premessa, la mancata pianificazione delle infrastrutture di servizio in provincia di Salerno, in modo particolare della Piana del Sele che va da Pontecagnano fino ad Eboli, ha creato un disastro. Quindi qui non si può più. Ha creato, no, la mancata pianificazione ha creato un disastro, improvvisazione, guerre politiche sull'impiantistica, non solo dei rifiuti, ma anche su altri temi centrali, come anche l'industria pesante. Cioè qui non ci siamo mai preoccupati veramente di creare una pianificazione infrastrutturale e una pianificazione urbanistica coerente con il territorio, che potesse essere un certamente una questione politica il trasferimento della famosa fonderia Pisano, che è uno dei temi centrali, perché l'industria pesante è un tema centrale in provincia di Salerno e in Campania. Cosa voglio dire? Premesso tutto questo, la città di Pontecagnano si siede al tavolo che volete voi, provinciale, regionale, nazionale, europea, deve dire una cosa molto semplice: chi ha la responsabilità di governo. Già abbiamo dato, c'è in 30 anni, già c'è consumate vivi, perché tu vivevi in una zona dove la mattina ti sedevi, adesso anche un po' ti svegliavi e sentivi la puzza, ancora oggi c'è questo. E non mi vengono a dire noi apriamo e chiudiamo Sardone, non vogliamo più la Munnezza a Pontecagnano, direttamente o indirettamente. Ma io ho uno scenario davanti agli occhi ancora più preoccupante, perché l'ambiguità del governo cittadino di Pontecagnano sta creando una condizione spaventosa per il futuro, una precarietà, una condizione che probabilmente ci portano anche l'organico, Sardone diventa ancora più pesante. Una mancata pianificazione infrastrutturale nelle Picentine, nella Piana del Sele, diventa ancora più pesante per la città di Pontecagnano Faiano. Questa è la mia grande preoccupazione. E questo è pesante per chi governa. Altra questione importante è quella relativa al traffico. Lei, uno del Consiglio Comunale che si è tenuto
nelle settimane scorse, ho detto non faccio il tifo per il tanto peggio, tanto meglio, ma bisogna dire che come città non abbiamo tenuto bene il tavolo istituzionale. C'è un problema al confine con Salerno, la città è completamente bloccata per via dei lavori in corso in alcune aree al confine. Anche in questo caso, come giudica Ernesto Sica? Era isolato. Questo si diceva. Era isolato, era drammaticamente, politicamente isolato, e quindi Pontecagnano, fesserito. Era tenuta fuori, diciamo, dai giochi. Ma io dico così, la città è in ginocchio, vive una condizione storicamente mai vissuta, vive una condizione di depressiva sociale ed economica. Il traffico sono 6 mesi che ha messo in ginocchio la città, Ma era molto difficile andare dall'amico sindaco dello stesso partito, Enzo Napoli, persona di grande correttezza istituzionale, ma era molto difficile a dire: guarda, i tuoi giusti lavori che stai facendo nella zona industriale mi stanno creando dei problemi pesanti, possiamo nell'arco di 6 mesi fare una viabilità condivisa, fare il senso unico a via Pastore, via Cupa Farano, come la si vuole definire, ripensare la viabilità all'uscita dell'autostrada? Ma era tanto difficile mettere in campo altri strumenti per impedire il dramma di 6 mesi, 8 mesi, che ha portato in ginocchio. E questi 8 mesi depressivi non so se riusciamo a recuperarli più, perché in 8 mesi si cambiano le abitudini. In 8 mesi così depressivi, dove non c'era più l'entusiasmo di scendere in strada, di andare a farsi una passeggiata, di prendere la macchina, ma semmai di superare, ha potuto cambiare le abitudini, e cambiare le abitudini in questo senso ha creato una condizione per i prossimi 6-7 mesi ancora, una fase depressiva economica e sociale, un danno enorme, uno dei grandi danni enormi che ha vissuto Pontecagnano Faiano. Lo dico, guarda, veramente non facendo il tifo, ma prendendo atto, una rabbia interiore incredibile, una irresponsabilità spaventosa. È abbastanza scontato dalle ultime parole, però mi interessa avere un suo giudizio sull'amministrazione Lanzara, che è in carica da 3 anni e mezzo. Guarda, ho avuto l'onore di fare il sindaco, poi... Non è il tempo ancora dei rendiconti. Però 3 anni e mezzo. Io mi comporto e mi sto comportando come quello che ha sempre detto, incoerentemente con quello che era la mia definizione di rappresentante in consiglio comunale o delle istituzioni. Cioè si costruiscono le condizioni per contribuire e governare, contribuire alla città, dare un contributo di idee, di pensiero. Non stiamo né in campagna elettorale e né stiamo nella competizione più aperta e sfrenata tra le parti, quindi io mi comporto con responsabilità. Io sono uno di quelli che oggi, ieri e domani voterò a favore dei provvedimenti importanti. L'ho fatto, mi hanno accusato, mi hanno criticato da più parti, dal fuoco amico, dal fuoco nemico. Pure dall'opposizione qualche volta. Quotidianamente, diciamo. Però io mi assumo la responsabilità di quello che ho fatto e quello che farò. Io darò una mano sempre al sindaco, perché non è ancora il tempo del rendiconto. Fra poco arriverà il tempo del rendiconto e le condizioni certamente su alcuni punti sono drammatici. Il traffico è un'esperienza drammatica, la questione dei rifiuti. C'è una questione che è drammatica nella nostra città, che è la questione dell'organizzazione del comune, che è drammatica. Che ritiene che non sia... È drammatica, apriremo anche lì una discussione, ma non
in un altro momento, della pianificazione. I temi sono centrali, sono questo, ma io non sto qui a soffiare il tanto peggio, perché non solo amo la mia città, ma anche il senso di responsabilità. Lasciamo a chi guida i processi amministrativi non trovare ostacoli, però siamo alla vigilia del rendiconto, che verrà. Verrà nel 2023, perché ci saranno le amministrative, ma ci saranno anche le politiche. Alla luce di questo suo ruolo nazionale nell'UDC, dove la vedremo? Al candidato alle politiche o alle amministrative? Ma ad un impegnato in politica, ad un giocatore, ad un impegnato in politica, deve essere pronto ad ogni chiamata. Deve essere pronta ad ogni chiamata, non lo devo fare con la celerità che l'ho fatto delle scelte, devo preparare bene l'impegno politico, e se l'entusiasmo e la passione mi accompagneranno, io ad ogni chiamata, quando mi sarò chiamato, sarò pronto. Si ripeterà il duello con Lanzara nel 2023 come quello del 2013? Questo c'è, diciamo, nello spettro dei suoi progetti questa possibile? No. Si sta costruendo per qualcosa anche su Ponte Cagnano? C'è un'idea, quantomeno? Ponte Cagnano abbiamo l'impegno di veramente costruire una comunità politica in tutta la provincia di Salerno. Sono impegnato a fare questo e sto trovando un entusiasmo inaspettato, perché l'UDC è un richiamo ai valori cattolici, all'esperienza democristiana, all'esperienza del prendapartito, all'esperienza della vera politica, perché nasce da una costola importante. Nasce da una voglia di mettere su, come ho detto prima, con le regole della partecipazione, una convivenza politica molto bella. Fatto questo, dopo la politica, io dico sempre, è una scienza esatta. Le forze politiche che hanno una comunità di intenti devono trovare sintesi, devono trovare un rammagliamento politico che possa poi competere fortemente. Io ritengo che il centrodestra deve aprire adesso questa responsabilità, che spesso ancora non mi sento segretario provinciale, però io proporrò un tavolo permanente per le elezioni. Il centrodestra non può arrivare sempre in ritardo rispetto alla competizione amministrativa. Come è successo nel 2018? È successo dappertutto, e succede spesso. Deve arrivare in modo chiaro. Dobbiamo arrivare in modo forte, dobbiamo arrivare con progetti chiari in tutte le comunità. Io proporrò questo. Spero che nelle prossime giorni, subito dopo le provinciali, possa aprirsi un tavolo permanente di confronto con tutte le forze centrodestra. Sicuramente io da parte mia lo metterò in campo. Grazie Ernesto Sica, ci rivediamo alla prossima intervista, magari con qualche annuncio rispetto alle candidature. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Speciale TG News.